volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Accomodati. Se hai bisogno Rivelli. Di curative, sappi che sono la mia specialità. Rivelio! Rivelio!
conci oggi? Revelio! Buongiorno. Oh, entra pure. Benvenuto nell'emporio del ricciolo di Madame Snelling. Di certo non serve che mi presenti. Un tempo mi chiamavano Snelly. Oh, Snelly, perché non studi per diventare Auror? Ah, ma gliel'ho fatta vedere io. Ora loro sono al ministero a fare la muffa, mentre la mia attività prospera come non mai. Ah, ma guardati. No, dico, guardati. Capisco perché hai deciso di venirmi a trovare. Hai voglia di cambiamento, eh? Perché no? Un cambiamento di che tipo? Anche il look consunto e cadaverico tipico dei babbani sembra andare di moda. Tuttavia, non troverai veleni qui. A che serve l'ipoclorito di calcio o l'ammoniaca quando hai la magia? Prego, scegli pure con calma il tuo nuovo look. A proposito, se vuoi puoi cambiare anche i capelli. Quali servizi offre? Cosa potrebbe interessarti? Stammi bene e mi raccomando, torna presto. Revelio! Lieto di vederti. Fammi sapere se posso esserti utile in qualche modo. Ho consegnato le pozioni a Fatima Laweng. Molto bene. Spero che non ti abbia creato problemi.
Nulla che non potessi gestire, tranquillo. Meno male. E grazie ancora per il tuo aiuto. Consegnare quelle pozioni è stato più faticoso del previsto. Dovrebbe pagarmi di più per il disturbo. Gli affari sono affari, suppongo. Molto bene, ti aumenterò la paga, ma sappi che non ne sono affatto contento. A proposito, ho trovato questo libro di pozioni a Cambridge. Può tornarle utile? Ma questo è il ricettario di Fatima. Oh, non sapevo fosse suo. Certe cose sono sacre per i pozionanti. Glielo restituirò immediatamente. Revelio. Revelio. Revelio! Lumos! Revelio! Incendio! Revelio! Lumos. Lebbiosa. Incendio. Acqua. Revelio.
Incendio! Leviosa! Accio! Revelio! Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Revelio! Diciamo a chi rimane sveglio più a lungo. Pozione soporifera dovrei avere la vittoria in tasca. Revelio! Revelio! Mia madre dice che è un dono. Revelio! Lo sai che devi fare attenzione quando mescoli la fusione.
Non puoi neanche immaginare quanto fosse scomodo viaggiare. Reveglio! Incendio! Reveglio! Ella, forse tu puoi aiutarmi? Ehi, puoi aiutarmi? Ciao, stavi chiamando me? Sì, ho pensato che potesse interessarti partecipare a una piccola avventura insieme a me. Per la precisione, si tratta di seguire una mappa. Sempre meglio che combattere contro i troll, no? Ho chiesto anche a Poppy, ma non sono riuscito a separarla dal suo Puffskin. Ho trovato due mappe in giro, entrambe puntano a luoghi di Hogwarts. Ti va di seguirne una? Seguire una mappa del tesoro di Hogwarts? Ci sto! Meraviglioso! Hogwarts mi affascina! Puoi tenere tutti i tesori che troverai grazie alla mappa. A me basta sapere dove conduce. Da dove dovrei iniziare, secondo te? Dopo aver scorso rapidamente la tua mappa, ti suggerirei di provare vicino all'aula della Hecate. D'accordo. Se trovo il tempo, le darò un'occhiata. Va bene. Se scopri qualcosa, torna qui da me. Reveglio! Rivederti, mio giovane amico. Alla rivolta dei Goblin. Per di più, ma nel 1752. Al termine della quale il ministro della magia era Albert Wood. Non è vero? Ma che Reveglio! Ho sentito che hai difeso Hogsmeade dai troll. Non è che ti stai sforzando troppo di piacere a tutti?
Revelio! Revelio! Ah, lo scheletro di un rinoceronte. Sono sulla strada giusta. La fontana. Mi sto avvicinando. Ho odiato le lezioni sulle mani. Revelio! Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Revelio! Abbiamo semplicemente troppo da imparare. Che sia tutto necessario. Tra un quarto d'ora. Non perderò più ore. Sono riapparse le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose? Revelio! Questa scala sembra promettente. Oh. Adoro parafiglia. Questo assomiglia al ritratto sulla mappa. Dove sarà il tesoro? Revelio!
Revelio. Dentro i ritrapper, nascosta una porta. Chissà com'è andata alla ricerca di Arthur. Ma Sebastian Sallow non è un... Nessuno sa fare incantesimi come me. E ti sfido a dimostrare il contrario. Quello del primo anno... Lumos! Lavorano al ministero, tutti. Un giorno anch'io diverrò una responsabile di qualcosa. Revelio! Lumos! Revelio! Revelio! Mai visto? Perché non ci permette di usare l'alga? Revelio! Revelio! Stavo quasi per comprare un gufo a Diagonale, ma poi ho optato... Ah. E ora che combini? Hai fatto progressi con la tua mappa del tesoro.
Ciao, Arthur. Ti farà piacere sapere che la mia mappa mi ha condotto a una porta nascosta dentro un ritratto. Ah, geniale! La mia l'ha rimessa per le barche. Avevo appena trovato il tesoro quando ho visto il preside avvicinarsi. Mi ha cacciato via, ma ho fatto in tempo a prendere un po' di galeoni. Tu che hai trovato? Ho trovato quella che credo sia un'autentica uniforme da storico. Ah, che fortuna! Direi che è andata bene a tutti e due. Sono felice di averti chiesto di partecipare. Vai con il prossimo mistero di Hogwarts. Chissà se vale la pena frugare l'ufficio della Weasley. Magari c'è qualcosa di interessante. Revelio! Sarebbe meglio se ognuno potesse usare la sala comune che vuole. Quella della mia fata. Un'altra avventura ti aspetta, solo detto di disegnare un Testral. Che ne sapevo che non dovevo disegnarlo accanto a un cadavere? Chissà come si fa a entrare nell'ufficio di Black. Non che voglia andare.
Revelio! Revelio. Professoressa Weasley! Magari lontano da occhi indiscreti. Chiedo scusa, il preside mi ha fermata e ho... Per la barba di Merlino. Vedo che non hai perso tempo. Molto bene. Entriamo. Prego, dopo di lei. Cos'è questo posto? Questa è la stanza delle necessità. Appare solo quando qualcuno ne ha davvero bisogno. Solitamente gli studenti si imbattono in quella stanza per puro caso. Oppure mai. Avevo pensato di suggerirti come trovarla, dicendoti di passare accanto a quella porzione di parete e concentrarti su ciò che ti serve. Però l'hai rivelata per conto tuo. Visto che ormai sono qui, tanto vale che approfitti dell'occasione. Dov'è Tic? Deve essere passato di qui senza che lo notassimo. Tic, professoressa? L'elfo domestico con cui parlavo in classe il tuo primo giorno. Pensavo che potesse aiutarti a usare la stanza delle necessità dopo che l'avessi trovata. È escluso che riesca a scavalcare. Questa è l'occasione perfetta per insegnarti l'incantesimo evanescente, Ivanesco. Puoi lanciare Ivanesco per far sparire certi oggetti, come queste sedie e altre cose qui nella stanza. Prima di provare con le sedie, però, esercitati un po' col movimento della bacchetta. Splendido! Ora lancia Ivanesco su quelle sedie. Ottimo lavoro! Avrai notato la pietra di luna in tuo possesso. Più tardi ti spiegherò a cosa serve. Ora proseguiamo. In nome di Merlino. Revelio! Che fine ha fatto quell'elfo? Quella è... Oh, cielo! La mia vecchia cartella! Mi chiedevo dove fosse finita. Non riesco a credere che sia ancora qui. Darò un'occhiata veloce in giro, così avrai la possibilità di esplorare un po' per conto tuo, finché non avremo trovato Tic. Sì, professoressa.
Revelio! Oh, povera me! Non potresti fare meno confusione? C'è chi riposa qui? Revelio! Leviosa! Acqua! Revelio! Leviosa! Incendio! Acqua! Revelio! Spero che non sia instabile come sembra. Revelio! Intrusione! Intrusione! No, no! Così non sei d'aiuto, pezzo di ferraglia che non sei altro. Revelio! Ma come diamine fa a muoversi qui dentro chi non è un elfo domestico? Cos'è stato? Era un boccino d'oro. Forse dovresti richiamare a te tutta la tua arguzia. Revelio! Revelio! Ah. Incendio!
Faccio! Spero che quell'elfo domestico riesca a trovarci. Ehi, attenzione! Eh? Oh, eccoti qui. Aspetta lì, Tick viene da te. Salve! Ah, Tick, ti stavamo cercando. Scusi, professoressa Weasley. Tick esaminava ciò che è apparso nella stanza dall'ultima volta che è stato qui. È questo lo studente? In carne e ossa. Tick, è onorato di conoscerti. Tick è un mio amico fin da quando ero al secondo anno. Abbiamo scoperto questa stanza insieme. Ho parlato di te a Tick. Pensiamo che questa stanza possa esserti utile, come è stato per me. Tick, saresti così gentile? Certo, professoressa Weasley. La stanza delle necessità fornisce sempre ciò di cui si ha bisogno. È indisegnabile, quindi non appare su nessuna mappa. Di solito la si trova per caso, se la si trova. Tick ha visto studenti alla ricerca di un'ampolla per pozioni trovare la stanza colma di fiale e boccette. Forse per te ha assunto la forma di stanza delle cose nascoste. Stavo proprio pensando a un luogo dove nascondermi da occhi indiscreti. Notevole. Questo spiega tutto, allora. Nello specifico, ho bisogno di un posto dove rimettermi in pari con i compiti senza distrazioni. Bene. Allora è proprio questo che la stanza ti fornirà. Ora ti devi concentrare su quello che ti serve. Chiudi gli occhi, immagina con precisione lo spazio che ti serve. La stanza farà il resto. Vedo che adesso hai una bella tela su cui dipingere. Sono curiosa di vedere cosa ne farai di questo spazio. Ah, e sembra che la stanza ti abbia fornito un tavolo della descrizione. Ottimo! Serve a identificare i capi di Revenio sconosciuti. È sempre meglio conoscere gli effetti di ciò che si indossa. Imbatterai in tantissimi capi d'abbigliamento da identificare. Questo tavolo sarà una risorsa preziosissima. Revelio! Penso che il tavolo della descrizione mi tornerà utile. Sì, spero che ne approfitterai molto. Ora ti farò una breve lezione di evocazione. La stanza potrebbe non disporre già di ciò che ti serve. Evocazione? Sì, l'arte di creare o evocare oggetti. Te la insegnerò io.
Molto bene. Per evocare oggetti più complessi ti servirà una cosiddetta magiformula. Le magiformule sono come ricette. Indicano gli ingredienti, o meglio, le risorse necessarie per evocare un determinato oggetto. Credo tu abbia già acquistato le magiformule per il tavolo alchemico e il banco da giardinaggio da Tomi e Pergamene. L'ho fatto. Dove posso trovare le risorse che mi servono? Sebbene in giro per le Highlands sia possibile ottenere risorse quali la pietra di luna, credo sia molto più semplice e sicuro acquistarle. Puoi inoltre ottenerne usando Evanesco sugli oggetti della stanza, come hai fatto prima con le sedie. Infatti dovresti già avere abbastanza risorse per il momento. Capisco. E se faccio sparire qualcosa che ho evocato, posso recuperarne le risorse? Proprio così. Molto perspicace. Perché non ci provi? Forza, evoca un tavolo alchemico e un banco da giardinaggio. Ti saranno entrambi familiari, dato che assomigliano a quelli che avrai già usato in classe per studiare le piante magiche e preparare pozioni. Ben fatto! Puoi usarli ogni volta che devi preparare pozioni o coltivare delle piante, sempre che tu abbia raccolto dei semi o degli ingredienti per pozioni. Puoi trovarli a Hogsmeade o fuori dalla tenuta del castello.
Tick sarà qui per rispondere a ogni tua domanda. Non sottovalutare le sue conoscenze. Posso usare questo tipo di magia di trasfigurazione fuori dalla stanza? No, l'evocazione e la sparizione sono proibite nel resto del castello. Ci sono incantesimi appositi per far rispettare questa regola. Sarebbe estenuante rimediare a tutti gli errori di giudizio e di esecuzione. Tuttavia, la stanza delle necessità ha regole tutte sue. Può dirmi qualcosa in più su Tick? È qui a Hogwarts da più tempo di me e sembra conoscerne ogni angolo, fessura e segreto. Abbiamo scoperto questa stanza insieme quando ero una studentessa. Tick ha la sua buona dose di esperienza, maturata sia qui a Hogwarts che altrove. Lascerò che sia lui a dirti di più quando sarà pronto. Ripeto, faresti bene ad ascoltare i suoi suggerimenti. Se dovesse servirmi qualcosa, chiederò a Tick. Grazie, professoressa. Buona fortuna. Mi fermerò ancora un po', nel caso tu voglia imparare un altro incantesimo trasfigurante da usare nella stanza. Sono pronto per la nuova lezione. Molto bene. Per prima cosa, procurati della pietra di luna. Puoi ottenerla usando l'incantesimo evanescente sugli oggetti della stanza delle necessità o raccoglierla con attenzione fuori dalla tenuta di Hogwarts. Torna da me quando ne avrai a sufficienza e poi inizieremo la lezione. Ho la pietra di luna che voleva, professoressa. Bene, possiamo iniziare la nostra lezione. Oltre ai banchi per pozioni e giardinaggio, puoi evocare anche altro. L'evocazione può essere utilizzata per decorare questo ambiente a tuo gusto. Provala sulle pareti e sul pavimento.
Ottimo lavoro! Andiamo avanti. Ho evocato tutto il possibile. Ora che faccio, professoressa? Credo sia il momento di insegnarti l'alterazione. L'incantesimo alterante ti permette di personalizzare gli oggetti evocati. Puoi modificare a tuo gusto il colore, il motivo e lo stile degli elementi di arredo. Iniziamo! Osserva attentamente mentre ti mostro come si lancia l'incantesimo alterante. La bacchetta verso un oggetto evocato e lancia l'incantesimo alterante per personalizzarlo.
puoi passare a qualcosa di un po' più avanzato. Puoi usare l'incantesimo alterante per modificare gli elementi architettonici della stanza delle necessità. Prova questi nuovi progetti sul pavimento o la balconata. Abbia bisogno di un po' d'atmosfera? Tic, mi faresti il favore? Che quella magia anni fa. Tic, è sicuro che ti piacerà? Quando puoi. La professoressa Weasley ha detto di chiederti come cambiare l'aspetto della stanza. Certo! Che aspetto generale desideri ottenere? Vorrei una stanza che sembri illuminata dal chiaro di luna. Bellissimo! Che differenza! Naturalmente non devi tenerti questo stile se non ti piace. Puoi chiedere a Tic di rimettere le cose come erano. Hai già imparato parecchie cose sull'alterazione. Grazie, professoressa. La stanza è piena di possibilità. Proprio così. Anche se ci vengo spesso, la stanza non cessa mai di sorprendermi. Più spazio, vedo. Com'è possibile? La stanza sa adattarsi alle tue esigenze, quindi deve aver capito che ne avevi bisogno per esercitarti con gli incantesimi. Se vuoi personalizzare ulteriormente questo spazio, puoi usare queste magiformule. Ne troverai molte altre dentro e fuori la scuola. Grazie, professoressa. Terrò gli occhi aperti. Bene, ti lascio alle tue cose. Questo spazio è tuo. Fanne buon uso. Revelio! Vorrei chiederti di cambiare l'atmosfera della stanza. Certo. Che aspetto generale desideri ottenere? Vorrei una stanza che sembri immersa in un paesaggio naturale. Bellissimo.
Revelio! 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 Allora cerchiamo di sbrigarlo. Revelio! Revelio! Oh. Ehi, qui! Sebastian, da quanto tempo? Eh sì, felice che tu abbia ricevuto il mio gufo. Devo mostrarti una cosa. Ehi, grazie ancora per quello che hai fatto in biblioteca. Figurati. La Scribner ha tentato di mandarmi in punizione, ma so come divincolarmene. Beh, ti sei preso la colpa al posto mio. Per me vuol dire tanto. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, ma mancava qualcosa. Forse questo non è il posto migliore per discuterne. Capisco. A breve nel sotterraneo potremmo parlarne meglio. Neanche i professori sanno della sua esistenza. Da questa parte! C'è un passaggio segreto proprio qui. È ben nascosto.
come hai fatto a trovare questo posto? Me l'ha mostrato il mio amico in Faustus Gont. Lui lo chiama il sotterraneo. Venivamo sempre a giocare a gobiglie qui, con mia sorella Anna. Adorava quel gioco infernale. Reveglio! Solo non darei per poter essere battuto di nuovo da lei. Ti avviso, ho giurato a Infaustus di proteggere questo posto, quindi che rimanga tra noi, per favore. Non parla mai con nessuno, ma di me si è sempre fidato. Non vorrei mettere a repentaglio il nostro rapporto. Ci intrufolavamo qui quasi ogni giorno. Non ci hanno mai beccato? Reveglio! Ho visto in Faustus a pozioni, credo. O forse era erbologia. Ho notato che usa la bacchetta per orientarsi nel castello. Esatto, però non so come. Infaustus è nato cieco e nessun incantesimo può ridargli la vista. La sua bacchetta sembra quasi senziente. Non c'è da stupirsi. Ollivander l'ha sempre detto. È la bacchetta a scegliere il mago. È così che ha scoperto questo posto? In famiglia qualcuno conosceva il posto. I Gont sono pieni di segreti. Non ho mai udito nessun altro parlare di questo luogo. Né ho mai visto altre persone qui. Non parlarne con nessuno. In particolare Infaustus. Non è in buoni rapporti con la famiglia e i suoi segreti. Ma questo posto per lui è speciale. Capito. Ma perché Infaustus non è in buoni rapporti con la sua famiglia? La sua famiglia paterna discende direttamente da Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori di Hogwarts. Sono tutti ossessionati dalla genealogia. Infaustus non li sopporta. Ed è il primo a non farne segreto. Comunque, il sotterraneo è il posto dove rifugiarsi lontano da occhi indiscreti. Ad esempio per esercitarsi con incantesimi proibiti. Ah, davvero? Tipo? Come la maledizione esplodente. I docenti sostengono che non sia un incantesimo adatto agli studenti. Effettivamente suona pericoloso. Sembri Infaustus. Si incupisce quando si parla di incantesimi proibiti. Però apprendere questo gli è piaciuto. Un incantesimo come Confringo è pericoloso solo in mano a un inesperto. Sono magie da insegnare bene, non bandire. Ad essere sinceri, io sono di parte perché amo le magie più focose. Ma dovresti impararlo. Te lo posso insegnare io qui, in sicurezza. Può volerci un po' per capire come funziona. Imita i movimenti della mia bacchetta. L'incantesimo è Confringo. Molto bene. Ecco, ci sei. Ora vuoi provarlo sul serio? Colpisci solo i bersagli. Vorrei che il sotterraneo rimanesse intatto. Prova con quei candelabri. Sono entrambi utili, ma vedrai che Confringo arriva un po' più lontano rispetto a un incantesimo come incendio. Confringo! Ottimo lavoro. Come ti senti? Un po' accaldato. Ti ci abituerai. Sì, così. Credo di aver capito. Devo ammetterlo, mi sono divertito. La prima volta che ho provato Confringo con Infaustus, addio sopracciglia. Avrei pagato per vedervi. Non ce ne dimenticheremo mai. Ancora oggi, trovo che quell'incantesimo crei quasi dipendenza. Questo è il tipo di magie che ho sempre voluto apprendere. E ce ne sono molte altre, sappilo. Ormai da molto tempo vengo qui e mi esercito su magie simili.
Tuttavia, non le ho rivelate tutte ad Anne e in Faustus. Non tornavo qui da molto tempo. Non è la stessa cosa senza Anne. Mi dispiace per tua sorella. Se c'è qualcosa che posso fare... Magari la prossima volta che vado a Feldcroft potresti unirti a me e conoscere Anne. Le farà sicuramente piacere. Dimmi quando e verrò sicuramente con te. Le manca Hogwarts. È bloccata a casa con il nostro tutore, zio Solomon. Per tua sfortuna dovrai incontrare anche lui. Vedere una faccia nuova è proprio quello di cui ha bisogno. Per me sarà un piacere. Grazie. Comunque, di cos'è che non volevi discutere nei corridoi prima? Non so da dove cominciare. Hai detto che mancava qualcosa da quello che hai trovato in biblioteca. Presumo abbia a che fare con quello che mi hai detto, sulla passaporta e la Gringot e Ranrock. Non ti sfugge niente. E sì, è così. Come sospetterai, c'è altro che ancora non sai di questa storia. Continua. Prometti che non lo dirai a nessun altro. Io ti ho dato fiducia parlandoti del sotterraneo segreto. Puoi fidarti di me. Va bene. Vedo le tracce di un'antica magia. Antica magia? Non so cosa mi aspettassi di sentire da te, ma di sicuro non questo. Cosa intendi esattamente? Guarda, non ne ho la certezza. Ciò che so è che vedo come dei sospiri di un'antica magia che quasi nessun altro vede. Fig e io pensiamo che Ranrock abbia trovato il modo di imbrigliare quel potere magico. Mi stai dicendo che i Goblin hanno in mano un qualche tipo di potere magico? È quel che stiamo cercando di capire. E questa tua abilità permette anche a te di governare questa magia? Io... non ne ho idea. Beh, quando lo scopri, dimmelo. Studio da molto tempo le forme arcaiche di magia. Forse potremmo aiutarci a vicenda. Nel frattempo... Con Rookwood e Ranrock entrambi alle tue calcagna, ti consiglio di esercitarti ancora con la maledizione esplodente. Passa qui tutto il tempo che desideri. E ricorda, non parlare a nessuno di questo posto. Quando vado a Feldcroft, ti mando un gufo. Ciao Sebastian. Aspetta. Ehi, guarda che ti ho sentito. Oh, ciao. In Faustus, giusto? Ci siamo già visti a lezione di pozioni. E forse a erbologia? Riconosco quella voce. Ti ho sentito parlare con Garrett Weasley a pozioni. Sei quello nuovo del quinto anno. Sei appena uscito dal sotterraneo? Come hai fatto a entrare? Ah, si chiama sotterraneo quella stanza. Ah, stavo esplorando un po' e all'improvviso ho trovato uno strano corridoio. Mi prendi in giro? Nessuno trova quella stanza per caso. È stato Sebastian a dirtelo, vero? Una sola parola su questo posto e ti giuro che neanche il tuo adorato professor Fig potrà salvarti. Mio padre conosce bene il preside. Non esiterò a sfruttare questa amicizia se necessario. Non serve passare alle minacce. Terrò la bocca chiusa sul tuo sotterraneo. E Sebastian è un buon amico. Non dovresti pensare subito male di lui, sai? Guarda che lo so anch'io. È il mio più vecchio amico, grazie tante. In Faustus, volevo solo... So benissimo cosa volevi dire. Sebastian si caccia già in troppi guai. Non ha bisogno del tuo aiuto. Ora gliene dico quattro a Sebastian. Confringo! Reveglio!
Vorrei insegnarti Wingardium Leviosa, un incantesimo usato per far levitare gli oggetti per un breve periodo di tempo. Una volta completati alcuni incarichi preliminari, raggiungimi nella mia aula. Revelio! Sollievo sapere finalmente come mai quel dipinto era vuoto. Sono un gran guaio, pozioni. Alcuni ci hanno bocciato tutto il libro. I margini sono neri come la pozione. E non è neanche mio! L'ho preso in prestito dalla biblioteca! Ah, la scrivere! Ho sentito dire che Isaac Cooper legge bene. Revelio! Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Revelio. Revelio! Confringo! Deve essere stato abbandonato molto tempo fa. Revelio!
Revelio! Hogsmeade, sto arrivando. Revelio! Ah, un viso nuovo! Magnifico! Revelio! Buongiorno, lei è il signor Weeks? Albi Weeks, al tuo servizio. Benvenuto a Spint Witches. Scusa se sei venuto prima e non sei potuto entrare. Il negozio è chiuso perché le vie commerciali sono bloccate. Mi è toccato raggiungere il fornitore a Londra. E sono appena tornato. Per fortuna con la merce. Immagino ti serva una scopa nuova, vero? Ho un po' di solcabrezza rare, delle scatto di brace, frecce d'argento e fil di vento. Qualsiasi sia la tua scelta, sarai felice. Sono tutte eccezionali, sia per qualità che per prestazioni. Può dirmi qualcos'altro sulle sue scope? Sono la mia passione. Ogni dettaglio di ogni modello, tipo la fil di vento, con l'impugnatura di qualità in frassino. Le solcabrezza sono rare perché sono di tasso. E come le bacchette di tasso hanno una brutta reputazione. Poi c'è la scatto di brace, famosa per la sua bellezza. Lavorare con le scope ogni giorno mi riempie di gioia. È uno dei motivi per cui amo gestire questo negozio. Ha detto che il blocco delle vie commerciali l'ha costretta a chiudere Spint Witches? È un disastro. Sono tutte inutilizzabili. Dei criminali hanno preso possesso delle strade e minacciano i borghi. Posso volare in sicurezza ovunque. Ma prova a farlo con una scorta di scope sulla schiena. Non è facile. Bene, torniamo agli affari. Se ti piace una scopa in particolare, fammelo sapere. Si direbbe un bel assortimento di scope. Darò un'occhiata in giro. Grazie. Cosa stai cercando oggi? Quell'oggetto è di altissima qualità. Quell'oggetto è di altissima qualità. Sarai entusiasta di quella scopa. Te lo garantisco.
pausa bagno. Felice di fare affari con te. Grazie per la tua visita. Sebbene qualsiasi modello sia un passo avanti rispetto alle scope che puoi trovare a lezione con la Kogawa, tutti hanno dei limiti. Tu sembri qualcuno a cui potrebbero interessare, diciamo, delle migliorie. Si spieghi. Ah! Sapevo di averci visto giusto con te. Dunque, a basse altitudini, tutte le scope hanno prestazioni piuttosto soddisfacenti. Ma, come noterai, più si sale, più la velocità tende a diventare meno costante. Beh, io penso di poter rimediare al problema. Sto lavorando ad alcune modifiche, o potenziamenti, se vogliamo, che miglioreranno le prestazioni di qualsiasi scopa. Mi serve qualcuno che faccia delle prove di volo e poi torni a fare rapporto, così che possa perfezionare il tutto. Si dà il caso che un'altra studentessa di Hogwarts, Imelda Race, stia usando dei tracciati abbandonati per delle prove a tempo. Situazione ideale per raccogliere statistiche di volo. Se tu riuscissi a battere i suoi tempi e poi farmi un resoconto sulle prestazioni della scopa, io potrei ultimare il mio primo potenziamento. Che ne dici? Perché vuole che sia io a valutare le prestazioni della scopa? Ho cercato di convincere Imelda ad aiutarmi, ma le sue stranezze in volo non la rendono la collaboratrice ideale. Mi serve qualcuno di talento e che non abbia cattive abitudini. Everett Clopton mi ha detto che tu fai al caso mio. Lui è sempre qui a studiare gli ultimi modelli. È appassionato di scope quasi quanto me. Se il tuo presunto talento può farti battere i tempi di Imelda, allora farti valutare la scopa mi sarà di grandissimo aiuto. Deve aver frequentato le lezioni della Kogawa. È così. Ma il mio interesse per gli aspetti tecnici delle scope più che per l'arte del volo la faceva infuriare. Lei crede che gestire Spint Witches sia proprio il lavoro adatto a me. D'altronde non sarei mai potuto finire a fare il battitore per i cannoni o i Paddlemere United. E poi provo una certa soddisfazione nello smentire i detrattori che mi ritengono troppo giovane per gestire il negozio. Con il tuo aiuto darò nuovamente prova di essere il più esperto fornitore di articoli sportivi per streghe e maghi in circolazione. È sempre stato appassionato di scope. Da quando vidi la mia prima partita di Quidditch.
Vedere i giocatori manovrare le scope in quel modo. Alcuni continuano a nutrire dubbi su di me e le mie idee. Ma spero che questo non ti dissuada dall'aiutarmi. So di essere sulla buona strada. Interessante. Vedrò cosa posso fare. Ti ringrazio. Vedrai che ne varrà la pena. Se ho ragione, il nuovo potenziamento migliorerà le scope sotto ogni aspetto. Ti farò anche un prezzo speciale. E poi le prove a tempo sono divertenti. Vai al campo da Quidditch e Imelda Reis provvederà al resto. Quando avrai battuto il tempo di Imelda, fammelo sapere. Ah, non posso far altro che ammirare l'entusiasmo del signor Weeks. Revelio! A volte sembra che tutte le strade portino a Hogsmeade. Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Revelio! Che piove! La pioggia è finita e presto il tempo volgerà al bello!
nome di... Leviosa! Confringo! Sei piccolo bastardo. Leviosa! Questo dovrebbe lasciarmi a bocca... Confringo! Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Leviosa! Confringo! Avalanza! No! I tuoi giorni da bracconiere sono finiti. Revelio! Revelio! Revenio! Oh, se Black non lo avesse cancellato, non saremmo neanche qui a cercarlo. Dove sei? Riveglio! Lo pronunci male. È Revelio. Molto meglio. Sta zitto. Aspetta. Ehi tu, Grifondoro! Confringo! Leviosa! Imelda Reis mi manda Albi Wicks. Sul serio? Starà ancora lavorando al suo potenziamento per le scope? Ho provato ad aiutarlo. Ha criticato il mio stile di volo ed è finita lì. Che faccia tosta. Perché coinvolgere te in questa sciocchezza dei collaudi? Per quanto ne so, sai volare a malapena. Ha saputo del tuo exploit a lezione di volo con Clopton? Non sarai mica invidiosa del mio talento nel volo? Io, il capitano della squadra di Quidditch dei Serpe Verde, sarei invidiosa di te? Lo sanno tutti che quel corso è solo per principianti, piantagrane e babbuini imbranati. Ma per qualche motivo la Kogawa ti ha preso in simpatia. E ora gli altri pensano che tu sia alla mia altezza. Non posso tollerarlo. Magari hanno ragione. Non sei neanche un serpe verde. Per quanto ne so, potresti essere addirittura un inutile mago no. Basta così. C'è un solo modo per sapere chi è il migliore. Io ho fatto uno dei tempi più veloci su questo percorso. Vediamo se mi batti. Serpe verde contro Grifondoro. Puoi dirmi di più su questi tracciati? Prendi tempo, quinto anno. E va bene, ti assecondo. Questo percorso richiede concentrazione. Devi anticipare velocità e altezza prima di ogni svolta. Gli altri provano la resistenza. Sono 3 in tutto, creati secoli fa da ex studenti. Da quando Black ha cancellato il Quidditch, l'unico modo per volare sono questi percorsi. Per questo sono di nuovo popolari. Tutta la scuola ha voglia di gareggiare. Allora, quinto anno, vediamo che sai fare. In fondo, perché no? Posso battere il tuo record. Non vedo l'ora di assistere alla tua sconfitta.
fare di meglio. Andata! Imbrogliato. Oh, e va bene, hai vinto. Ma non credere che sia finita. Non basta una sola pista per dimostrare la propria abilità. Di sicuro la mia vittoria ha un peso. Non sei terribile, ma se vuoi il mio rispetto dovrai guadagnartelo. Non voglio il rispetto di gente come te. Non fai altro che insultare. Tu e gli altri siete troppo suscettibili. In ogni caso, io passerò al prossimo percorso. È vicino a Irondale ed è molto più impegnativo. Puoi allenarti completando di nuovo questo percorso. Dai un'occhiata al podio, lì ci sono le classifiche. Potrai verificare il tuo tempo e iniziare la gara. La prossima volta vedremo se hai avuto solo una botta di fortuna mentre facevi un favore ad Albi Wicks. Sospetto che il signor Wicks sarà lieto di sentire come me la sono cavata. Andata! Thank you.
Ottimo. Revelio! Mi sono persa già troppe volte sulla carina. Esiste un posto più accogliente di Hogsmeade? Revelio! Ah, sei di ritorno! E hai qualcosa da riferirmi, spero. Signor Wix, ho stabilito un nuovo record di volo. Incredibile! La signorina Reis sarà rimasta sconvolta. E dimmi, la scopa? È un po' turbolenta e manca di velocità, ma tutto sommato se l'è cavata egregiamente. In alcune curve tendeva a slittare un po' a sinistra e ho sentito un leggero fruscio durante la discesa. Oh, grazie! Questo è proprio quello che mi serviva sapere. Deviava, eh? Devo mettermi subito al lavoro. Anche gli scettici dovranno ammettere che il mio lavoro ha sempre avuto del potenziale.
Chi potrebbe dubitare della sua abilità nel potenziare le scope? Oh, se sapessi! Le persone sono abitudinarie. Temono che mettere le mani su qualcosa che funziona possa rovinarla per sempre. Certa gente non apprezza la sensazione di libertà che dà una scopa ben calibrata, né le sottigliezze del processo creativo nel suo complesso. Ho un amico a Roma che gestisce un negozio come il mio. Dice che lì è peggio. D'altronde fanno anche il pisolino dopo pranzo, da quello che so. E dove saremmo senza potenziamenti? Se Elliot Smetic avesse dato retta ai suoi denigratori, non avremmo mai avuto l'incantesimo imbottito. Io semplicemente non li ascolto. Non vedo l'ora di saperne di più. Sono molto ottimista riguardo a questo potenziamento. Ti piacerà, vedrai. Ti farò avere presto mie notizie. Come risolvere il problema del rapporto tra altitudine e velocità?